Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Come ben sapete, mi sono preso una pausa dai tutorial di GTA a causa lavoro, ragazzi. È difficile starci dietro e essere sempre al primo. Quindi vi porto, ragazzi, miglioramenti, trucchetti per altri giochi a cui gioco anche io. Oggi parliamo di Forza Motorsport, regà, il nuovo gioco uscito, veramente veramente una bomba. E come ben sapete, se state già giocando, fare soldi e livellare le auto e tutto il resto è veramente un casino. Come ben vedete, io sono nella mia carriera in alto a destra, c'è il contante disponibile che è veramente poco, ragazzi, per modificare le auto e per modificarle completamente dobbiamo arrivare al livello 50. Quindi cosa facciamo? Come facciamo a fare XP e soldi infiniti sia per la carriera e sia, ragazzi, per l'online e per il multiplayer? Andiamo sulla schermata principale, ragazzi, andiamo su gare e andiamo su rivali. A questo punto scegliamo la categoria, come vedete a sinistra, del veicolo che vogliamo livellare, ragazzi. E a questo punto scegliamo la gara Indianapolis. Ovviamente il veicolo lo dovete già possedere, se no non potrete livellarlo. E quindi, come ben vedete, a questo punto andiamo su selezione tracciato e ci farà scegliere il veicolo che vogliamo livellare. Io devo livellare questo Mercedes e quindi partirò con questa vettura. Una volta, raga, che siamo in pista, non dovremo fare niente di speciale. Possiamo tranquillamente avviare la gara oppure farlo subito da qua. Andiamo su impostazioni, andiamo su assistenza alla guida e mettiamo assistenza massima. A questo punto andiamo su accelerazione e mettiamo assistita. E il gioco è fatto, ragazzi, perché adesso potremo fare avvia gara. Se non lo fate adesso, potete farlo anche durante la gara, non cambia nulla, ragazzi. E a questo punto non dobbiamo fare nient'altro che guardare come usare questo, chiamiamolo glitch, ragazzi. Intanto, per iniziare, alla partenza sistemate bene il veicolo, perché poi una volta che sistemate bene il veicolo, lui seguirà sempre la linea che c'è per terra. Quindi, come usare questo glitch? Io vi consiglio, alla sera, prima di andare a nannina, raga, vi mettete lì e girate e lasciate girare l'auto. Cosa dovete fare? Importante: collegare il pad al filo così non crasha, cliccare una volta freccia giù e cercare la modalità attrito. In questa maniera, raga, non crasheremo per inattività e non ci dirà nessun messaggio, nessun avviso. Quindi, come ben vedete, in alto a destra, dopo circa una decina di giri, raga, avremo già fatto un sacco di livelli per l'auto, avremo fatto soldi per questa auto da modificare nella carriera, avremo fatto anche poi soldi per comprare i veicoli nell'online, ragazzi. Tutto ciò è veramente illegale, perché questo glitch alla fine sono funzionalità del gioco che, combinate nella giusta maniera, diventa tutto illegale. Cosa vi voglio dire anche? Potete sfruttare questa modalità anche in carriera direttamente. Ciò cosa vuol dire? Voi iniziate le prove, fate le prove, poi iniziate la gara. Come ben sapete, nella carriera siamo tutti dei fenomeni, ragazzi. Quindi già al secondo giro siamo primi. E una volta che siete primi, fate start e andate a mettere gli stessi settaggi. Quindi guida assistita, accelerazione assistita. E potete finire la gara della carriera, ragazzi, senza neanche giocare. E vedrete che rimarrà in prima posizione, raga, e continuerete in quella maniera. Quindi adesso vi faccio vedere proprio effettivamente al momento del pagamento. Quindi faremo start per interrompere il tutto, raga, e andremo su concludi gara. Annulliamo tutto, torniamo indietro, andiamo al menu principale e vi faccio vedere che alla fine, per 10 giri, raga, mi ha dato 7000 XP, 9000 crediti, mi ha dato qualcosina per modificare la macchina in carriera, ho fatto livello giocatore e ho fatto anche il livello dell'auto. Quindi, raga, veramente da sfruttare. Non si sa se lo patcheranno, se modificheranno qualcosa per far sì che non funzioni più così. Approfittatene, perché ci sono un sacco di obiettivi da sbloccare, ragazzi. E in questa maniera potete livellare una macchina al giorno passivamente mentre dormite alla notte.
Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, supportate il canale e alla prossima. Bella regà, sbada bam.